lei giunge alla quarta edizione. È diventato uno dei grandi percorsi di piccola industria di Confindustria. Grazie alle imprese, al loro inguaribile ottimismo nelle aspettative e alla consapevolezza del loro ruolo nel Paese e per il Paese. E il loro entusiasmo degli imprenditori e dei loro collaboratori, insieme all'impegno delle nostre associazioni, il motore di questa nostra giornata. Grazie agli studenti, agli insegnanti, alle scuole che hanno accolto il nostro invito. Con l'edizione di quest'anno saranno oltre 100.000 in tutto i ragazzi che hanno partecipato al PME Day. Con la nostra giornata siamo particolarmente orgogliosi di raccontare la storia delle nostre imprese, farvi entrare nei luoghi del pensiero, del progetto, del fare e dell'agire, dove nascono i nostri prodotti e servizi e dove potrete incontrare esperti del futuro. Il vero patrimonio di Confindustria per il futuro sono i giovani. Per questo abbiamo costruito un percorso comune tra le diverse iniziative di informazione e formazione che Confindustria dedica ai giovani e che vede come tappe conclusive Orienta Giovani e il PME Day. Il PME Day si svolgerà come da tradizione nell'ambito della Settimana della Cultura d'Impresa e quest'anno è anche inserito nella Settimana Europea delle PMI promossa dalla Commissione Europea in linea con lo Small Business Act. Il percorso di politica industriale di un paese è fatto di tanti piccoli passi e per noi il PME Day è uno di essi. Nella vita non c'è contemporaneità tra causa ed effetto. Quello che apprendi oggi lo vedrai realizzato domani. Il nostro obiettivo è far sì che i giovani, a partire da coloro che sempre numerosi hanno partecipato al PME Day, possano avere la consapevolezza dell'importanza dei fondamentali di un paese, ossia le sue imprese, e come si difende il futuro partecipando a contribuire ad un'economia forte. Perché con queste spiegazioni economiche vogliamo dare l'idea di una società aperta, che include e che non esclude in queste comunità che si chiamano imprese. Buon PME Day a tutti!